La mafia in questo caso è radicata nelle istituzioni locali. Così Monica Leofreddi, in un servizio che già noi abbiamo condannato e abbiamo anche deciso di censurare nelle opportune sedi, questa giornalista si è permessa di definire tutte le autorità locali della città di Messina pervase dalla mafia. Nelle istituzioni locali, oltre al sindaco, ci sono tutte le altre, forze dell'ordine, prefettura, questura, e la cosa grave è che nel suo intervento a Storie Italiane del venerdì mattina, venerdì 17 aprile, condotto da Eleonora Daniele, questa giornalista ha anche paragonato il contesto nel quale si trovava, che era a Roma, evidenziando che a Roma fanno i controlli mentre a Messina ha fatto intendere che non si fanno, tant'è vero che ha condannato, utilizzando proprio questo concetto, che la mafia ha pervaso le istituzioni locali a Messina, a punto tale che è stato consentito lo svolgimento di un funerale sabato 11 aprile, sabato pomeriggio, un funerale che riguardava un pregiudicato fratello di un noto mafioso ora pentito. E ha aggiunto questa giornalista, la Leofreddi, che la partecipazione in massa a questo funerale si spiega perché a Messina ancora si è asserviti alla mafia, è stato fatto per timore. E questa giornalista ha sostenuto in questo suo intervento che sarebbero state 270 le persone che avrebbero partecipato a questo funerale. Purtroppo Eleonora Daniele, che già aveva contribuito a mascariare, a gettare discredito sulla città di Messina con un servizio che era stato lanciato appena 10 minuti prima, non solo annuiva alle parole della Leofreddi, ma addirittura condannava questo atteggiamento omertoso delle autorità locali. Quindi saremmo tutti mafiosi, dal sindaco a tutte le altre autorità locali. Guardate, io dopo che ho preannunciato la querela e sulla mia pagina ho chiarito che saremmo andati avanti fino in fondo, sono stato contattato da più ambienti. Lo stesso venerdì scorso, e mi è stato proprio chiesto di evitare la querela. Perché? Perché la conduttrice, intanto, Eleonora Daniele, sarebbe stata già pronta a scusarsi domani in trasmissione con la città di Messina. Inoltre sarebbe stata data la possibilità al sindaco di Messina di chiarire come stanno i fatti, e cioè che non si è trattato di un funerale, che c'erano a malapena i familiari, 20-25 persone, perché sono state censite. Il comune di Messina ha fatto tutti i suoi accertamenti, ha fatto una sua relazione e l'ha già inviata alla Procura della Repubblica. La Procura ha aperto un suo fascicolo e il questore sta completando le proprie indagini, quindi da casa propria è stato portato a circa 700-800 metri di distanza alle porte del cimitero, e lì è stato lasciato in quanto c'è il divieto di ingresso al cimitero. Questi sono i fatti, sono stati già accertati, ci sono tutte le relazioni e si procederà alle denunce del caso e alle sanzioni del caso, perché noi non abbiamo timore di nessuno. Io ho anche respinto al mittente
i ringraziamenti che mi sono arrivati pubblici da parte della famiglia, perché avevo semplicemente chiarito come stavano i fatti. Ed è ovvio che ho sempre ribadito che la mafia mi fa schifo e mi fanno schifo tutti gli ambienti contigui, mi fanno schifo tutte le forme di mafia, e quindi ho respinto il ringraziamento perché non ho fatto altro che chiarire come stanno le cose. Arrivato a questo punto, avendo appreso stamattina che c'era un altro servizio appunto svolto dalla Leofreddi, è ovvio che se stavo per valutare di accogliere le scuse e di avere lo spazio per replicare, arrivato a questo punto non voglio nessuno spazio, vado avanti, porto tutto in tribunale, perché deve finire questa forma di colpo tipico delle lupare, colpi a tradimento che minano a screditare i siciliani, i messinesi, le istituzioni locali. Basta! La TV di Stato, pagata anche da noi, non si può permettere assolutamente di continuare così.